Buongiorno, sono Anna Crespi. Il libro che vi presento oggi si intitola Amore e ginnastica di Edmondo De Amicis ed è stato pubblicato per la prima volta nel 1892. Si tratta di un romanzo breve di sole 127 pagine, detto anche un racconto lungo, è una via di mezzo. È un libro divertente, a tratti esilarante, cioè fa ridere, ed è anche romantico, ed è una tipologia di libro abbastanza raro nel panorama della letteratura italiana del 1800. La trama, in breve, è la storia coinvolgente di una passione di un giovane segretario per una ragazza maestra di ginnastica. Il giovane è follemente innamorato di questa ragazza e cerca in tutti i modi di far colpo su di lei, anche affaticandosi in lunghi allenamenti in palestra, pur essendo un uomo poco portato per gli esercizi ginnici. La coppia sembra molto lontana, sembra non potersi incontrare e vedremo poi come va a finire. Qui vediamo alcune edizioni del libro, ce ne sono state tantissime chiaramente in 150 anni. Ho trovato un'edizione in lingua tedesca, non l'ho trovata in lingua inglese. Esistono audiolibri, insomma, si trova facilmente. Il romanzo è reso particolare e interessante dall'ironia che lo pervade, sia nella descrizione dei personaggi, sia nelle situazioni in cui i personaggi vengono a trovarsi. De Amicis, in modo molto moderno, apprezza molto la professionalità della maestra e prende in giro le passioni degli uomini che la circondano, ma con leggerezza, con ironia, sorridendo. Nell'edizione del 1971, Italo Calvino, nel commentare questo libro, ha scritto: un solo tema sembra stare a cuore all'autore ed è la corrente di energia femminile che domina tutto il racconto. Il linguaggio è ottocentesco, ma è perfetto e quasi sempre di facile comprensione. Nella parte finale esistono alcune lunghe frasi in difesa della ginnastica, a volte di non facile comprensione, ma questo non toglie niente al racconto. I personaggi principali sono la maestra Pedani e Don Celsani. Ora, la signorina Pedani è una maestra di ginnastica entusiasta ed è fautrice dello sport per le ragazze in un'epoca in cui la ginnastica è pensata solo per i ragazzi e solo come attività preparatoria all'entrata nell'esercito. Questa protagonista è molto simpatica, fa sempre esercizi con una vitalità molto grande ed è talmente presa da questa sua passione, dalle battaglie per l'uguaglianza delle donne nello sport, che proprio non si accorge dello scompiglio che la sua presenza così, così bella, così atletica provoca negli uomini attorno a lei. L'altro protagonista è il segretario Celsani, che viene scherzosamente chiamato Don Celsani, in quanto aveva studiato in seminario e gli erano rimasti un po' attaccati dei modi, preteschi di fare. Per cui è timido, introverso, fisicamente minuto, molto lontano dall'immagine atletica della maestra, ma è così perdutamente innamorato di lei che la corteggia in tutti i modi. Il corteggiamento è lungo, è fatto di lettere, di appostamenti sulle scale e anche di lezioni di ginnastica. Tutto è molto comicamente descritto dall'autore che dimostra simpatia per questo corteggiatore così pasticcione. Intorno si muovono gli abitanti del palazzo,
tutti ben descritti, credibili, con belle personalità. Il romanzo è interessante anche per l'ambientazione in cui si svolge. E dunque c'è il palazzo dove vive sia la maestra che il segretario ed è un tipico palazzo dell'Ottocento di Torino, dove c'è una portinaia che sta all'ingresso e che sa tutto di tutti gli inquilini. Poi c'è una scala che unisce i vari appartamenti. Lungo questa scala gli abitanti si incontrano, si scontrano, si aspettano, chiacchierano, spettegolano l'uno dell'altro. Torino in quegli anni poi era una città simbolo d'Italia, in quanto era stato la capitale del Regno dei Savoia, che solo qualche anno prima avevano unificato l'Italia. È una città molto vivace, una città colta. Infatti anche nel libro vedremo come la maestra Pedani, oltre a insegnare in varie scuole, scrive su giornali sportivi, va ad serate culturali, partecipa a congressi, insomma, una vita molto, molto attiva. In queste foto d'epoca vediamo la Piazza San Martino con appunto questi tipici palazzi, vedete, di quattro piani. E questi sono i cosiddetti piani nobili, cioè dove abitava la gente più ricca, mentre ai piani superiori abitava la gente con meno possibilità finanziarie. Vedete alcuni tram e mancano le auto. I portici sono una caratteristica di Torino, li vedete in queste case, meglio ancora qua. I torinesi veri dicono che quando piove a Torino si può uscire senza ombrello. Infatti sono chilometri e chilometri di portici con i negozi e soprattutto con bar e pasticcerie, famose pasticcerie di Torino. In questa foto in particolare si vedono gli uomini con la divisa. Torino e il Piemonte era un regno prima di diventare Italia dove l'esercito aveva molta importanza, per cui molti uomini sono appunto dei militari. Questa foto più recente. Abbiamo Torino in una foto presa dalla collina di Superga, che si trova, diciamo, da questa parte. Qui c'è il fiume Po che purtroppo non si vede. Questa è la piazza d'Armi. Abbiamo detto che era una città legata all'esercito fortemente. Questa è la Mole Antonelliana. La Mole Antonelliana è l'edificio simbolo di Torino. Era una sinagoga. Attualmente è un museo del cinema. Se ci andate dentro c'è un bellissimo ascensore di vetro che porta fino alle terrazze, da cui chiaramente si gode una vista a 360 gradi della pianura e delle Alpi, che le vediamo, che circondano Torino. Nel 1973 è uscito questo film intitolato Amore e ginnastica, la regia è di Luigi Filippo D'Amico. E lo trovate su YouTube senza problemi. È un libro, è un film fatto bene, in cui i personaggi sono descritti in modo puntuale, la trama è fedele al libro, forse manca un pochino la vena ironica che nel libro si nota di più, comunque merita di essere visto. Nel film i personaggi parlano con un accento torinese, però essendo un italiano perfetto si capisce comunque tutto. Un ulteriore pregio di questo film è la ricostruzione dell'ambiente torinese. Della fine dell'Ottocento, gli interni delle case, i vestiti, le scuole, i saggi ginnici delle ragazze, è fatto bene. Da questo libro è stato tratto anche un'opera teatrale di Silvia Frassone che dal 2016 viene rappresentato presso il Teatro Tangram di Torino. Allora, l'autore Edmondo De Amicis, qui vedete la foto di Edmondo De Amicis, è famoso, famosissimo in Italia per il suo libro Cuore. Qui vedete la versione in lingua inglese.
Ora, che è la storia cuore di un diario scolastico di un ragazzino di 10 anni in una scuola di Torino. Per un secolo e mezzo questo libro è stato fatto leggere a tutti i ragazzi di tutte le scuole elementari d'Italia. Credo che in ogni città d'Italia ci sia una scuola elementare con il nome De Amicis. È stato uno scrittore importante anche di libri di viaggio, è stato un giornalista, ha partecipato alla vita politica del paese, insomma, un personaggio di un certo rilievo. Se volete lasciarmi le vostre impressioni sul libro, questa è la mia mail. Ci sentiremo presto, vi ringrazio, arrivederci.